lo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti gli ammalati e per coloro che stanno vicino agli ammalati, invochiamo l'angelo custode. Angelo di Dio, che sei custode della vita dei nostri figli, che tu mi hai affidato dalla tua celeste. Amen. Per tutti i nostri defunti, in modo particolare coloro che il Signore ha chiamato in questo tempo di coronavirus, in modo particolare quelli che non hanno avuto nessun suffragio, nessuna preghiera, nessuna lacrima. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, spreda adesso la giuccia per te, riposi in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Questo giorno del lunedì, fra l'ottava di Pasqua, ricordiamo tutti i nostri defunti, in modo particolare Teresa, Saturno, Luisa e il nostro giovane Gabriele, che è tornato alla casa del padre proprio il giugno scorso. Vogliamo ricordare, ecco, anche coloro che stavano vicino a Gabriele, le sorelle, la mamma, il papà, affinché il Signore gli dia a queste persone tanta consolazione e fortezza da superare questi momenti. E prima di chiedere questo al Signore, ne chiediamo anche perdono dei nostri peccati, affinché possiamo celebrare degnamente questi santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fedeli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo sei santo, tu solo sei Signore, tu solo è altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che fai crescere la tua Chiesa donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima lettura dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo, a fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni,
che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la presenza di Dio. Voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che costa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide al suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra, perché io non faccio. Per questo si rallegra il mio cuore ed esulto la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita nell'inferno, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere la via della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al Patrick e Davide, chi egli morì e fu sepolto il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, prevede la risurrezione di Cristo e ne parlo. Costi non fu abbandonato nell'inferno e nella sua carne subì la corruzione. Costa Gesù, Dio lo è risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Benedico il Signore, chi mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, ma potrò vacillare. Proteggimi, Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposo al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nell'inferno, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, Dio, in te mi rifugio. Alleluia, alleluia. Alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: saluti a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete,
Andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. E mentre essi erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunziarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte, lo hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli così presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre, sempre. In questa settimana cosiddetta in albis, o dopo Pasqua, ottava di Pasqua, leggeremo tutti i Vangeli che ci raccontano appunto la risurrezione del Signore. Quello di oggi è uguale a quello che abbiamo letto l'altro giorno, che Gesù attraverso, ecco, queste donne si manifesta ai suoi apostoli e poi agli altri. Ma oggi mi vorrei fermare sugli Atti degli Apostoli. Ecco, gli Atti degli Apostoli non è altro quel libro che ci racconta il dopo vita di Gesù, cioè la vita della Chiesa apostolica, cioè i primi tempi della Chiesa. E nei primi tempi della Chiesa non c'era il cosiddetto nostro credo, e quindi i primi cristiani, i primi che volevano abbracciare la vita cristiana, avevano bisogno di un credo. E quindi in questo discorso di Pietro potremmo dire che c'è il credo. Ecco, dice appunto così il discorso: Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano dei pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte. Ecco il primo schema, potremmo dire, del credo, oppure del mistero della nostra fede. Ecco la passione, morte e risurrezione di Gesù. Quella testimonianza che le donne dovevano dare della risurrezione, ancora oggi noi cristiani siamo tenuti a darla agli altri. Ecco la testimonianza che Cristo è vissuto, prima di tutto, è andato incontro alla passione, è morto, però è risorto. Questa è la prima parte un po' del nostro credo, potremmo dire. Ma poi alla fine il discorso di Pietro si conclude con la Trinità. Ecco che noi crediamo. Noi crediamo in un Dio Padre, in un Dio Figlio, in un Dio Spirito Santo. Questo Gesù, conclude la lettura, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Quindi c'è Dio Padre che ha risuscitato suo figlio Gesù. Innalzato alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ecco la terza persona della Santissima Trinità, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Ecco il nostro credo. Io credo in Dio Padre, in Dio Figlio, in Dio Spirito Santo. E quel Figlio che Dio ha mandato nel mondo ha sofferto, morto ed è risorto il terzo giorno. Quello che noi diciamo, ma anche nel nostro credo. Ecco, la testimonianza di noi cristiani agli altri deve essere proprio questa.
nel credere in un Dio Padre, in un Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Dio Figlio che è morto per tutti noi, ma è risuscitato dai morti. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Dio Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, il Signore. Ci scompi dinanzi a te. Lavami, Signore, purificami da ogni mio peccato. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, i doni del tuo popolo, tu che lo hai chiamato alla fede e rigenerato nel battesimo. Guidalo alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alti i nostri cuori. Sono la memoria del Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclama l'inno della tua gloria. Santo, 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 santo è il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna nell'alto dei cieli, benedetto quello che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo stesso lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie
per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa tutta la terra. Rendile perfette nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, i nostri vescovi e tutti l'ordine sacerdotale. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della resurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. E di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, Sant'Antonio, Sant'Annibale Maria e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, e l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù risorto e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità di pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il vostro spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen. Sarò con voi tutti i giorni. Ecco, allora vogliamo pregare Gesù risorto che è con noi e attraverso la comunione spirituale verrà proprio nel nostro cuore. E diciamo questa preghiera: Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa.
e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Ecco, accogliamo Gesù risorto in tutti noi. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in riscontro dei miei peccati, in suffragio delle anime sante del Purgatorio e di tutti i defunti di questo tempo di coronavirus e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Le donne, avvicinatesi a Gesù risorto, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Alleluia. Preghiamo. Diffondi nei nostri cuori, o Signore, la grazia dei sacramenti pasquali, e poiché ci hai guidati nella via della salvezza, fa che rispondiamo pienamente al tuo dono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E vogliamo dire un'Ave Maria per la famiglia di Gabriele, affinché porti il Signore risorto, consolazione, ecco, il coraggio in questa famiglia che ha perso un figlio così giovane. E anche Gabriele dal cielo possa benedire tutti noi insieme a Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie, alleluia, alleluia. Chi si vuole collegare questo pomeriggio alle ore 17 per il Santo Rosario lo potrà fare. Adesso andiamo, perché a mezzogiorno c'è il Santo Padre che ancora una volta si affaccia, ecco, e ci benedice. A tutti buona giornata e ci vediamo, per chi vuole, alle ore 17.